Voi sapete perfettamente che l'intelligenza artificiale fa un po' paura, perché sembra che possa sostituire l'essere umano. Non è esattamente così, e questo che vedete è un meccanismo che invece serve nella diagnosi e nella cura del Parkinson e della depressione. Antonio Pallotti, docente di informatica all'Università San Raffaele di Roma. Come funziona? Funziona molto semplicemente raccogliendo i dati a partire dal disegno, dalla scrittura e anche dalla risata. Una volta raccolti tali dati, utilizziamo delle caratteristiche matematiche e delle tecniche di intelligenza artificiale per addestrare delle macchine. In questo modo è possibile riconoscere con elevata accuratezza malattie neurologiche o psichiatriche quali il Parkinson e la depressione. Quindi guardate l'intelligenza artificiale che tipo di sviluppo può provocare.